State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Fenomeni! Ogni settimana abbiamo un grande fenomeno del web e non solo. E chi è questa settimana? Faccio ascoltare il disco e subito lo riconosci. Accento del nord, di Bolzano! Da fondo e non mi scarica gratis tutta l'applicazione. Mandi messaggi che fotografia e facci video che parla vogliona mia. Facebook, Twitter, ma non è come a guerra. Chiama Gustavo che mostro Brasile, che hanno un nuovo credi in Bellasile. Mo fa un cantante e ci ha fatto una palla tanto co. C'è 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 c'è. Gustavo Lima e non me mettere. Luca Sepe, buongiorno. Buongiorno a voi. Stavi dormendo come un ghiro, vero? Assolutamente sì. È morto e non lo sa. E dimmi un po' cos'hai contro il Brasile. Cos'hai contro il Brasile tu? Ma guarda, quando si pensa al Brasile, tutti i rattusi, che a Napoli significa praticamente quelli che amano le belle donne in maniera piuttosto, sono sempre pronti a pensare alle donne, alle spiagge, alle vacanze, al carnevale. Certo. Invece non sopporto che ogni anno dal Brasile deve arrivare uno strunzillo e ci deve cantare una canzone del cavolo come questa. Ma è bellissima, guarda che Michel Teló, che è nostro amico, ti chiama e ti fa un mazzo tanto. Tranquillo, però deve venire sempre a Napoli Michel Teló. È vero. Luca Sepe, buongiorno. Allora, Luca lavora per Radio Kiss Kiss, lo diciamo subito. Oh, e anzi, che bravi. Tante di queste parodie tu le passi anche nel tuo programma su Kiss Kiss Napoli, giusto? Sì. Ogni tanto ti rubiamo qualcosa e ti pizzichiamo. In realtà te la ruba Rotto Voice, noi non c'entriamo niente. Tu però, Luca, a parte la carriera da parodista, sì. Hai una carriera seria, e che sembra una cosa impossibile. Ma come seria? Ma questo è lo scema, quale seria? No, Luca, hai vinto la corta che venga fino a Roma e trovate. Guarda che Luca ha vinto il festival dall'Accademia di Sanremo, è stato scoperto da Fausto Leali, è giusto, ma tutte queste cose. Cioè, partecipata a Sanremo? Sì, sono arrivato anche terzo nella sezione nuove proposte del 98, e in quell'anno poi c'era questa clausola secondo la quale i primi tre dei giovani partecipavano alla serata finale con i Big, per cui sono arrivato settimo al Festival di Sanremo 98. Come si dice in Svizzera? E quando c'è stato il cambio, cioè non il cambio, magari tu tuttora fai il cantante serio, non lo sappiamo. Sì, no, assolutamente no, perché in realtà a me è sempre piaciuto divertirmi e divertire. Poi sono fortunato perché si dice di me, insomma, che sia un cantante di voce. Già prima di partecipare al Festival di Sanremo io comunque mi sono sempre divertito a scrivere parodie, a fare piccoli interventi su altre radio campane. E che è successo? Ho fatto Sanremo, perché poi continuavo anche a cantare, la mia carriera è iniziata sì nei locali esibendomi, però quando poi ho capito che potevo utilizzare anche le altre sfaccettature della mia, come dire, sfera artistica, alla fine ho continuato ad adoperarle, e per quanto magari un po' più circoscritto sicuramente al campano, però diciamo che le cose vanno meglio così, voglio senza ranare non so cantano me. Fiorella, ci fai la traduzione. Luca, poi a Napoli c'è Cavani, vedete Cavani, e poi c'è Luca Sepe. Ah, uguale, così? Uguale. Ci siamo divertiti tantissimo con la tua parodia dei Fly Project, infatti l'ascoltiamo un attimo, in Goppa a Neve. Tu sei. Vai. A Neve. Ah, quella di Romperato. A Neve. Che una rocca rase, un tenghi catena, una rotura in da neve, e sono rimasto casto. Che una rocca rase, un tenghi catena, una rotura in da neve, e sono rimasto casto. Goppa neve, sto ballando, goppa neve, sto ballando. Hey! Che una roccaras, non tenghe catena,
poi questa parodia qui, anche se non capisci bene il napoletano, sì, ti fa ridere lo stesso. È comprensibilissima, dai. Ma fa ridere anche perché io riprendo poi tutto il mood del pezzo stesso, per cui se lì ci sono quattro cagone che cantano con la voce falsettata, io la riprendo, con la differenza che mentre non sono donne, io mi strizzo un po' sotto e cerco di cantare con voce un po' più. Perché sei un cantante di voce. Mi prendere per il culo adesso. No, ma scusa, Luca, stai dicendo una cosa seria, perché tu di voce lavori proprio, cioè hai fatto anche il doppiaggio, ma è vero? È vero, ho fatto il doppiaggio, no, ma ho fatto una serie di doppiaggi. Tu vai a vedere sul web, c'è un video che conta quasi 1 milione di visualizzazioni nel giorno preciso dove praticamente è uscito è arrivato il nuovo Papa al mondo, e praticamente c'è questo video che si chiama Il Papa ti fa Napoli, e c'è anche questo doppiaggio del Papa. Sì, e la cosa curiosa era che il discorso reale del Papa in quel giorno, il giorno dopo, contava circa 350.000 visualizzazioni, il mio circa 500.000. E poi come doppiaggio, beh, ho lavorato anche come doppiaggio al cinema, ho doppiato Biagio Izzo in un film nelle Sparti cantate, perché lui ovviamente è un bravo attore, ma come cantante sarà contento Biagio Izzo di sapere che è una chiavica come cantante. Lo dico a tutti i nostri ascoltatori, se siete un po' incuriositi, Luca Sepe ha il suo canale su YouTube che è Luca Sepe Official, giusto? Sì, anche se molte delle parodie, come tu stesso ricordavi, sono postate principalmente sul canale di Kiss Napoli, quindi... Per cui se siete comunque così incuriositi potete andare a cercarlo lì. Hai mai provato a cimentarti con parodie invece non napoletane? Senti, in realtà ce ne sono alcune che in questo momento alle 8:40 del mattino non ricordo, però ti posso dire che in realtà una parodia, soprattutto perché quando fai una scelta, per quanto insomma la comicità italiana è una cosa, magari quella napoletana ne è un'altra, però c'è da dire che io da quando ho valorizzato, senza pensare troppo al dover espatriare fuori dalla Campania, il mio essere napoletano, ti posso dire che sono state quelle volte dove poi sono stato chiamato magari a quelli che il calcio o altre cose, perché tra le varie parodie ci sono anche degli inni parodia per i calciatori del Napoli, perché poi io sono un grande tifoso del Napoli. Come è successo, strano che un napoletano sia tifoso del Napoli. No, purtroppo ci sono, e diciamo che per esempio ti faccio l'esempio di Arriva Cavani, che sarebbe la parodia di Mani di Edoardo De Crescenzo, sì, che praticamente è diventata la canzone ufficiale del sito di Edinson Cavani, per cui praticamente c'è una parte, un video cantato da tutti i cantanti uruguaggi che si chiama Los Amigos de Eddie Cavani, se andate su YouTube, dove si vede appunto sia Cavani con il figlio che dei cantanti nazionali uruguayani che cantano la mia canzone. È una cosa bellissima. Beh, mi sembra comunque belle soddisfazioni. Luca, grazie mille per essere stato nostro ospite, grazie soprattutto perché hai messo una sveglia, probabilmente un orario improbabile. Dai, torna a dormire, Luca. Noi ti salutiamo. A voi, ragazzi. N2O.